Vi volevo parlare ancora una volta, e sempre, diciamo così, mi interessava anche oggi insistere sugli aspetti legati, è molto sfocato oggi, sugli aspetti legati alla retorica della comunicazione del progetto europeo. In particolare una cosa che mi interessa è, riallacciandomi a un discorso che facevamo ieri, cioè quello sulla eventuale razionalità del reale, ragionare sul perché, come dire, non ci viene permesso di accedere ai dati. Vi ricordate l'esempio che vi facevo ieri, no? Sul come in Francia veniva presentata la famosa ripresa del PIL, facendo vedere che comunque si era del 20% sotto al punto dal quale si era partiti. E insomma, oggi volevo basarmi un po' su questo metodo, diciamo così. Se le cose vanno in un certo modo, forse un motivo c'è. Mentre il pensiero europeista è tipicamente un pensiero magico, un pensiero simbolico, un pensiero che usa degli archetipi favolistici, se vogliamo, che però funzionano, perché in fondo voi siete dei bambini cattivi, dovete dormire e quindi vi raccontano le favole. Da un punto di vista dell'analisi dei dati, io insisterò su due cose che secondo me sono fondamentali e sono l'opposto di quello che la logica della comunicazione deve offrirvi. La logica della comunicazione si basa sulla cronaca, sul giorno per giorno, deve anche farlo, non è che può rinunciare a dirvi cosa sta succedendo, dirvelo in dettaglio per partire ogni volta da cosa è successo prima e cosa succederà dopo. Devo peraltro dire che io ho smesso di leggere i giornali italiani anche prima di capire chi ci scrivesse, circa verso la fine degli anni Ottanta, perché a quell'età avevo cominciato un po' a girare per l'Europa e c'era una cosa che mi dava particolarmente fastidio del giornalismo italiano, cioè il rifiuto programmatico di inserire la notizia del giorno nel contesto. Il linguaggio del giornalista italiano era sempre allusivo, gergale, e quindi, non so, la balena bianca, no? Tutte queste cose qui, se tu vieni da fuori, cazzo, ne sai che è la balena bianca, è la Democrazia Cristiana, se era quello, no? E si parlava sempre di, c'era una dimensione di pettegolezzo, incidenza superiore a quella del giornalismo francese e anglosassone, e programmaticamente il fatto del giorno veniva, come dire, avulso dal contesto, per cui l'idea era che se tu volevi capire qualcosa avresti dovuto srotolare l'infinito rotolo delle loro cazzate fin dall'inizio, se ti perdevi una puntata eri perso, e questa era una cosa che non accettavo e che non consideravo fare informazione, mi repelleva, e quindi leggevo l'Economist quando viaggiavo in aereo, e a quei tempi viaggiavo poco, mi bastava leggere l'Economist 3 volte l'anno per saperne più di quelli che leggevano la Repubblica tutti i giorni, insomma, ecco. E essendo questo il rapporto, capite anche che si risparmia. Con l'occasione vi ricordo sempre il 5 per 1000 da simmetria. Sui dati c'è da ragionare in questi termini. Quello che vi suggerisco è quello di fare quello che i giornalisti non possono fare, cioè il dato è interessante se si osservano le tendenze. La storia non è una retta, non bastano 2 punti per capire dove sta andando, ma bisogna capire dove sta andando, ci vogliono molti punti, e l'elemento fondamentale per capire se chi ti sta davanti ti mente o no, non è necessario essere pagati per mentire, lo si può fare per conformismo, lo si può fare per pochezza, ci sono varie pochezze che portano a mentire, la datazione dei punti di svolta, dove voi vedete che per esempio la narrazione eurista è fallace, lo vedete quando rinuncia a spiegare alcuni punti di svolta, che sono evidenti nei dati, sono palesi. Dove cade il discorso dei nemici del nostro paese è nel non saper dare una spiegazione di questi punti di svolta. Scusate se dico nemici del nostro paese, ma se ci aggrediscono sono nemici, io non è che voglio avere dei nemici per forza, non sono Renzi, anzi vorrei avere solo amici. Poi c'è la famosa domanda sul che fare, la mia risposta oggi sarà: andatevene a cena, perché a ogni giorno, appunto, basta la sua pena, è scritto sul Vangelo, e quindi se il noto blogger del primo secolo la pensava così, io non vedo di che pensarla in un modo diverso.
Punto fondamentale è che il capitale fonda la sua oppressione sul pensiero magico, cioè vuole che voi non accediate ai dati per non leggerne la razionalità hegeliana o bagnaiesca che sia, e ha le sue strategie per impedirvelo. La strategia fondamentale è quella di creare noise, cioè di mettervi a disposizione troppi dati. Questo è abbastanza ovvio, non è una grande intuizione, però per difendervi potete sfrondare un po' le informazioni, e vediamo un po' come poterlo fare. Il punto più rilevante è appunto quello della datazione dei punti di svolta. Se voi andate a leggere, cosa che vi consiglio assolutamente di fare se non l'avete fatto, Anschluss di Vladimiro Jacquet e La fabbrica del falso di Vladimiro Jacquet, vedrete che, per esempio, uno dei modi utilizzati per vendere la riunificazione tedesca come un successo, e sappiamo che oggi, con, diciamo, il beneficio, diciamo, del senno di poi, no? Noi siamo ormai a più di 20 anni di distanza e ancora non c'è stata minimamente una convergenza dei livelli del reddito dell'est a quelli dell'ovest. Tutte queste cose suppongo le sappiate, se no insomma vi posso dire dove documentarvi, per esempio su Anschluss. È molto interessante vedere che, per esempio, lì come venne venduta: c'è una grande ripresa in Germania Est. Naturalmente lì c'era stata una contrazione del non so quanto per cento, un 15%, un 20%, il numero non lo ricordo, ma il punto fondamentale è che si cominciò a parlare di cosa succedeva al PIL tedesco dopo che aveva toccato il fondo, mentre risaliva. E quindi anche qui, esattamente come nel caso che vi facevo l'altro giorno dell'indice della produzione industriale francese, l'importante è capire da dove parti, no? Ecco. Quindi se tu parti dal fondo è chiaro che stai risalendo, oppure stai scavando, insomma. Questa cosa viene utilizzata sistematicamente, ma anche oggi, per esempio, in un post del mio blog parlo di un giornalista che si chiama Fubini, il quale asseriva che non è vero che la flessione del cambio in circostanze avverse promuove la crescita, tant'è vero che la Inghilterra stava crescendo perché e aveva rivalutato. E naturalmente lui cosa aveva fatto per sostenere questa asserzione? Se non lo sapete ve lo dico io, insomma, dopo lo shock Lehman nel 2008 l'Inghilterra, come tutti i paesi europei dotati di una valuta propria, ha svalutato di un ordine di grandezza tra il 17 e il 20%, a seconda di come lo si misura. È successo lì, è successo in Polonia, eccetera eccetera. Naturalmente basta, allora, vuol dire che il cambio ha fatto così. Poi naturalmente il cambio fa così, no? Ritorna su, perché l'economia riparte, ripartono i consumi, riparte il surplus con l'estero perché è svalutato, quindi, come dire, basta semplicemente partire dal fondo per dire: ecco, ha svalutato, cioè sta rivalutando, cresce perché rivaluta, no, rivaluta mentre cresce perché prima ha svalutato. Questa è la... Però purtroppo con questo non si può fare nulla. Noi siamo in mano a quelli, cioè noi, voi, io, diciamo, in campo economico mi difendo, però io da quel momento ho avuto una... diciamo, da quando sono entrato nel Libano, prima avevo un fastidio, cioè negli anni 80, quando vi raccontavo questo modo cialtrone di fare giornalismo che vedevo allora, no? Cioè senza mai situare nel contesto, come faceva un qualsiasi giornale, anche parrocchiale, svizzero, francese o inglese, senza mai situare notizie nel contesto, era un fastidio estetico quasi, perché non mi fregava molto. Quando poi sono entrato nel dibattito e ho cominciato a capire alcune cose di politica economica e ho visto come viene rappresentata, e lì, soprattutto dopo aver conosciuto i giornalisti, aver visto che in fondo non sono prevalentemente dei vermi pagati per mentire, sono delle brave persone come voi e come me, che però mentono oggettivamente. Quindi il problema è ancora più grave. A quel punto è subentrato il terrore, perché io so che non posso essere informato dal sistema dei media, cioè è strutturalmente impossibile a un giornalista, per quanto sia una brava persona e integra, informarmi correttamente. Questa è una cosa. E allora che cosa faccio? E allora, nel campo in cui, come dire, ho competenza, vado alle fonti, cioè ai dati economici. Negli altri campi tiro una monetina. Per cui, se vi dovessi dire se il nucleare è buono o cattivo, se la bioetica ha i diritti, se un feto può accendere un conto corrente bancario, cioè queste cose non le so, chiaro? E so che non le potrò mai sapere, e so che chi mi parlerà mi mentirà.
E so che i corpi intermedi, il giornalismo, la politica, i sindacati, gli intellettuali, non faranno il loro lavoro, e so che questo porterà e porta al fascismo. Vabbè, ci sono due elementi che servono ovviamente a confondere le acque. Uno è il neismo, cioè è tutto nuovo, per cui la storia non serve, e quindi non serve guardare la storia dei dati. E l'altro è il cronachismo, cioè di cui vi parlavo prima, cioè il fatto che evidentemente bisogna stare sul pezzo. Farò due esempi di, diciamo così, di analisi di una serie di dati e di lezioni che possiamo trarne. Uno è riferito all'Italia, uno è riferito alla Cina, così la smettiamo anche di parlare di euro e parliamo un po' di globalizzazione, anche perché poi dopo c'è il solito argomento del ah, ma tu Bagnai parli solo dell'euro, però i problemi sono altri, i problemi sono sempre altri, insomma. Per esempio andropausa, non lo so, però non so. Allora, il tipico... Allora, che cosa c'è qui? Ecco, questo è un tipico esempio di informazione cialtrona, ma non l'avrete mai da giornalisti, perché non arrivano a questo livello di sofisticazione. Questa l'avrete però spesso dai miei colleghi. Che cosa avete? Qui avete il tasso di crescita dell'Italia, questa linea seghettata verde, peraltro, per inciso, perché quando le cose vanno bene poi le cambiamo? C'è un motivo fondamentale, al di là del nostro essere europei, che ci impone di rompere una... Spegni la luce. No, ma va bene uguale. Vabbè, anyway, comunque... Ecco, l'Europa... Ci chiede l'Europa di non capire quello che stiamo vedendo, ma noi ci ribelliamo, spegniamo la luce e lo capiamo. Tanto io, che so bello, se sa, se non mi si vede, l'importante è che mi si senta. Allora... Questo in verde è il tasso di crescita dell'Italia, che qualche volta è negativo e qualche volta è positivo, succede nel mondo, d'accordo? Peraltro questa è l'ultima recessione che abbiamo avuto, che è molto pesante, questa era l'altra recessione pesante che abbiamo avuto a metà degli anni 70, nel 75, insomma. E interpolata c'è una retta, d'accordo? Ora, non sto a dirvi che questo tipo di modello statistico, cioè l'interpolazione di una retta a un tasso di crescita, ha un valore statistico assolutamente nullo, perché proseguendo questa retta dovremmo arrivare alla conclusione che, per esempio, fra 30 anni l'Italia dovrebbe decrescere del meno 5% l'anno, cioè ci dovremmo suicidare nel giro di 3 anni. Va bene? Non so se rendo l'idea. Quindi questo modello statistico è palesemente sbagliato. Non può questa retta essere il modello sottostante a questi dati. Però non voglio entrare in questo discorso di statistica matematica o di econometria, voglio solo dirvi che questo è un meccanismo per farvi intuire che cosa. Cosa vi vogliono far intuire? Che ma le radici del problema sono antiche, perché noi stavamo già mai, eravamo già in crisi negli anni 60, vedi che in media il nostro tasso di crescita scendeva. Ora, naturalmente, se voi partite dall'Ottocento, no? Avete un tasso di crescita che fa così, poi qui fa un po' così, e quindi la media sarebbe assolutamente piatta, insomma, tanto per capirci. Ma non è tanto questo che voglio farvi vedere cosa succede qui. Qui cos'è? Ma qua in mezzo ci sono l'Italia, la Germania, la Francia e la Danimarca. Non vi dico quale è quale, vedete che dappertutto succede la stessa cosa, no? E che cos'è questa cosa? Questa cosa, volendo qui fare un corso di formazione, adesso io con due o tre equazioni differenziali potrei spiegarvi che è la convergenza, ne basta una in realtà, che è la convergenza neoclassica del tasso di crescita, cioè un paese che è più arretrato cresce più in fretta di un paese che è più avanzato, semplicemente perché ha bisogno di capitale, il capitale più produttivo. È chiaro che se tu vai a investire in un paese che non ha le autostrade, non ha la siderurgia, beh, certo che lì il capitale, diciamo, ti rende, almeno secondo l'approccio neoclassico, poi che, come sapete, ho depreco, ma perché lo uso? Perché è l'approccio ovviamente dei nemici del nostro paese, cioè di quelli che usano questi grafici per dirci che noi siamo da sempre in crisi. Ma no, è il vostro modello, cari nemici del nostro paese, che dice che il tasso di crescita deve lentamente convergere verso zero. Apro e chiudo una parentesi per mandare un abbraccio ai decrescisti, anche quelli eventualmente presenti in sala. Non sta scritto da nessuna cazzo di parte in nessun libro di economia che un sistema economico cresca per sempre. Come vedete c'è la convergenza, i modelli teorici dicono questo, provate in un altro modo a criticare l'economia, per esempio come faccio io, cioè da dentro. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che arriva
Ciccio e dice: ma no, non è vero che la colpa è dell'euro, perché vedi, il nostro tasso di crescita è sempre diminuito, anche negli anni 60 diminuiva, quindi che c'entra l'euro? Ma sta semplicemente proponendovi un modello sbagliato dei dati, un metodo di indagine sbagliato. Quale potrebbe essere un metodo di indagine giusto? Ma per esempio rapportare il nostro PIL a quello della media europea. Questo già c'ha più senso. Se lo facciamo, che succede? Succede questo. Succede che noi dal 60 fino alla metà degli anni 80, quando abbiamo agganciato il nostro cambio in modo più rigido allo SME, abbiamo recuperato posizioni rispetto all'Europa. E poi abbiamo cominciato a declinare, con un declino che si è accentuato dal 1997, quando ci siamo definitivamente agganciati allo SME a un tasso di cambio che era sopravvalutato per la nostra economia, come poi vi farò vedere. E se lo vedete così, qui la datazione del punto di svolta è piuttosto evidente. Allora qui arriva l'economista che nei suoi articoli è ipermatematizzato, il nemico del nostro paese, cioè l'economista neoclassico, il quale che cosa vi dice? Vi dice: beh, ma sai, perché il familismo amorale, oppure si è meno scemo, ma perché sai, le nostre aziende sono troppo piccole. Dico: ma tu non vuoi la concorrenza? Sì, però voglio una concorrenza fra aziende grandi, così sono più produttive. Però si chiama oligopolio, poi ci sono... Vabbè, però... ma perché sai, c'è la corruzione, il costo della politica. Allora, scusate, è successa una cosa nel 97. Io nel mio libro dico che nel 97 si sono tipo sciolti Pink Floyd. Io mi sono andato a vivere con la mia compagna, che poi mi ha cazziato perché non era neanche quello l'anno, ma non mi ricordo nulla, per cui va bene. E poi siamo entrati nell'euro. Queste sono tre cose successe nel 97. La corruzione c'è sempre stata, grazie a Dio, così la vita è più divertente. I politici hanno sempre rubato, ma qualche volta lo hanno fatto per conto loro e adesso invece lo stanno facendo per conto di interessi esteri. Il familismo morale non so cosa sia, perché non sono un sociologo da bar, neanche quando vado al bar, mentre i miei colleghi diventano sociologi da bar ogni volta che entrano in un convegno scientifico e non sanno come cazzo spiegare questo grafico. Chiaro il concetto? Ecco, allora, vedeteli, perché allora, se uno non ha questo dato davanti e non vede che c'è un punto di svolta che è lì, e poi si può far sentire, cioè puoi sentirti dire di tutto, perché è chiaro che la corruzione, noi siamo sempre stati corrotti, se te la mettono in questo modo, che è un modo valido ovunque, peraltro l'Italia è questa, tanto per capirci, no? Se te la mettono in questo modo, beh, io l'Italia insomma la studio, quindi la conosco, però ecco, se te la mettono in questo modo possono facilmente dimostrarti che da sempre, no, l'euro non c'entra, è colpa tua, perché sei italiano, sei corrotto e sei una merda. Mi fate un applauso? Perché, grazie. No, perché sapete che in Italia, se uno dice agli italiani siete delle merde, poi gli italiani gli fanno un applauso. A me è successo, io stavo con Fassina accanto e Travaglio davanti, Travaglio da Santoro ha detto: perché con euro o senza euro saremmo le stesse merde, applauso. Applauso? Grazie. No, sapete, perché, voglio dire, questo era senza euro, questo è con euro, saremo anche state delle stesse merde, però prima eravamo delle merde che crescevano. Chiaro il concetto? Ma poi, io per carità, tra l'altro Travaglio è uno dei pochi che non mi annoia per come scrive, anche se un po', insomma, alla fine diventa un po' manierista, però va bene così. Il punto è, quello che vorrei trasmettervi è che è essenziale datare i punti di svolta, perché se c'è una frattura evidente in una serie, e questa è la prima frattura evidente, poi ve ne faccio vedere una ancora più importante, beh, allora dopo, come dire, le chiacchiere stanno a zero, perché tu, se mi dici no perché le aziende italiane sono troppo piccole, allora, come dicevo in un post che poi è diventato un articolo pubblicato su una rivista scientifica, allora mi devi dimostrare che noi nel 97 abbiamo, qui continua a essere un po' fuoco, poi non è più fuoco, poi possiamo... A un certo punto possiamo decidere di lasciare le cose come stanno, quando, cioè io questa cosa comincia a darmi un po' di ansia questa cosa qui, perché in ogni caso non fa niente, cioè, ho capito che c'è la disoccupazione, ma non è che dobbiamo lavorare troppo, lavoriamo il giusto, quando abbiamo raggiunto il top ci possiamo anche accontentare dell'eccellenza. Anyway, comunque, ecco, buoni, non so come si vede da lì, ma qui la platea è soddisfatta. Loro pagano, ergo, buoni così. Allora,
Volevo sottolinearvi un punto, però adesso ovviamente essendosi sbiadita la cosa mi sono sbiadito anch'io, che era riferito alla comunicazione di questo... Chi parla? Parlo io o parlate voi? Parlo io. No, perché sì, lui mi sbiadisce le slide. Voi chiacchierate, scusate, io non leggo, parlo a braccio, però non me la fate troppo difficile, ok? Bene, allora, stavamo ragionando su che cosa c'è lì. Ah sì, certo, naturalmente, beh, perché c'è il famoso discorso delle imprese che non sono produttive perché sono piccole. E voi mi dovete dimostrare che nel 97 abbiamo lavato tutte le imprese delicate in lavatrice a 100 gradi. D'accordo? Poi le abbiamo prese, erano tutte ristrette, improvvisamente la produttività è crollata. Mi dimostrate questo? Io lo chiedo ai miei colleghi offertisti. Niente. Buio. Buio. Silenzio. Silenzio, ma anche insulti. Tu sei fuori dalla comunità scientifica. E sti cazzi, pubblico all'estero, chi se ne frega? Cioè, non è questo il problema. Allora, cosa è successo in Italia? Lo sappiamo cosa è successo in Italia. In Italia è successo che c'è stato un crollo della produttività del lavoro. Questo è assodato ed è patrimonio condiviso degli economisti neoclassici che per primi hanno portato all'attenzione questo problema e adesso anche di quelli post-keynesiani, perché io ci ho fatto un lavoro sopra che, a differenza di quello dei miei colleghi, però spiega perché è successa quella cosa, quando è successa. Allora, si vede che intanto la Germania, se noi partiamo dal 70, è quella rossa. La Francia è quella azzurra, vedete che la Francia è quella che ha la performance più costante. Questo è un altro dato che abbiamo visto, eh? Sono più costanti in quanti figli fanno, sono più costanti nel tasso di inflazione che ce l'hanno avuto schiantato al 2% da quando si mettono, sono più costanti in tutto, sono molto... Invece i tedeschi hanno avuto un piccolo problema all'inizio degli anni 80 e noi abbiamo avuto un grosso problema a fine anni 90, scusatemi, fine anni 80 e poi qui dal 97, ci fermiamo. Cosa è successo lì? È successo questo. Aspettate, scusate, vi faccio... Allora, naturalmente se noi rapportiamo la produttività italiana a quella francese, cioè il verde al blu, no? Vedete, quando il verde si ferma e il blu continua a salire, il rapporto naturalmente scenderà. E di questa cosa ci ha fatto la cortesia di accorgersi perfino Erk Krugman, il quale ha fatto in un suo post un articolo dove si chiedeva qual è il problema dell'Italia e faceva vedere questa discesa della produttività italiana rispetto a quella francese. Perché rapportava gli italiani ai francesi? Ma perché una faccia una razza, cioè non ci rapportava ai tedeschi perché magari quelli sono Übermenschen, noi siamo Untermenschen, mentre i francesi probabilmente sono Mittelmenschen, per cui insomma il rapporto era meno falsato, insomma non so perché abbia scelto questo rapporto. E la domanda era, ma veramente io non sono riuscito a trovare una spiegazione, cioè Krugman vi conferma, Krugman, cioè Krugman non è esattamente Oscar Giannino, anche se qui ragiona un po' come lui, poi se volete ne parliamo, anche Krugman dice c'è un problema nel 97, non può essere il familismo morale, adesso a parte, insomma, non vi conosco, insomma, non so le vostre vicende, ma... Probabilmente siete corrotti, anche perché come sapete, vabbè, poi vi parlerò anche dell'equazione della corruzione, che è molto interessante. Allora, è successo questo. Allora, che c'è qui? Questa linea qui è quanto costava un ECU, che è poi l'antenato dell'euro, in lire, d'accordo? Vede che con il passare del tempo l'ECU costava sempre di più, il che significa che la lira valeva sempre di meno. A un certo punto siamo arrivati al 95, abbiamo rivalutato pesantemente, ci siamo agganciati all'euro e quindi a quel punto il nostro cambio rispetto ai nostri fratelli europei è rimasto fisso, quindi elettrocambiogramma piatto e elettroproduttivigramma piatto pure lui. C'è ovviamente un modello che spiega questo, non è il modello neoclassico, è il modello keynesiano, è la seconda legge di Kaldor o legge di Kaldor-Verdurn, dice che... Come vi dicevo ieri, Smith, i chiodi, sei in Scozia, non ha senso produrne migliaia di tonnellate perché sennò te li devi mangiare, però se puoi esportarli ha senso produrne migliaia di tonnellate e diventi più produttivo, fai innovazione di processo. Se, di converso, il tuo cambio diventa penalizzante per te perché la tua moneta costa troppo per gli altri
e quindi le tue esportazioni calano, e beh, evidentemente tu, la tua produttività, non hai incentivo a svilupparla. E questo è un pezzo della storia. Altro pezzo della storia che secondo me ha un senso è quello neoclassico, che è divertentissimo perché quegli stessi che vi chiedono le riforme del mercato del lavoro sui giornali, nei libri e negli articoli scientifici vi raccontano una storia diversa, che è questa. Siamo entrati nell'euro, purtroppissimo dobbiamo tagliare i salari, ma se tagliamo i salari, che cosa succede? Che il lavoro costa poco. Certo, troppo poco. Perché troppo poco? Perché poi l'imprenditore preferisce utilizzare tecniche ad alta intensità di lavoro anziché tecniche ad alta intensità di capitale. Quindi non investe in macchine migliori, si piglia più poracci e li fa lavorare con tecnologie inferiori perché questo gli conviene. Chiaro il concetto? Quindi il basso salario produce una distorsione allocativa, cioè ti spinge a impiegare più lavoro che non quel lavoro consolidato, cristallizzato, adesso non lo so, non mi marxistizzo, che è il capitale. Chiaro, no? Certo, ma se voi parlate, per esempio Francesco Raveri, che è una persona molto brillante nello schieramento, diciamo così, più ortodosso, e che ha fatto degli ottimi lavori su questo, lui lo dice. Allora tu gli dici, ma allora la riforma del mercato del lavoro è una cazzata pazzesca. No, è che non ne abbiamo fatta abbastanza. Pensiero magico sempre, no? Cioè, più abbassi i salari c'è una distorsione allocativa? Come si risolve? Più distorsione allocativa. Pace. A quel punto uno si arrende e dice, d'accordo, non saremo... Perché dobbiamo dialogare? Cioè, restiamo amici, parliamo di donne, parliamo di vino, parliamo di sport. Io non so parlare di sport, ma mi adatto, basta che non parliamo di economia. Perché se il discorso sulle categorie economiche deve scadere nel pensiero magico, io mi tiro indietro. Non mi interessa avere ragione, e non me ne frega niente di avere torto. Cioè, poi, tra l'altro, esiste anche una separazione del mercato scientifico, perché io posso scrivere su riviste post-keynesiane, ce ne stanno un paio in fascia, Cambridge Journal of Economics non fa esattamente schifo, scrivo lì e pace. Cioè, voglio dire, che me frega andare sulla rivista tua, però vabbè, insomma, è veramente desolante questa incapacità di scambio che si basa su una incapacità di volersi piegare alla violenza dei fatti. E poi naturalmente i fatti hanno la testa dura, e se non ti piegano scientificamente poi ti piegano in un altro modo. Comunque, la differenza fra il datare correttamente i punti di svolta e non farlo è quello del venduto autorazzista che cerca di convincerti che tu sei una merda perché sei italiano e quindi tu stai andando male perché da sempre sei andato male, perché non vali niente. Cioè, questo è il discorso che vi fanno i vostri politici, questo è il discorso che vi fanno i vostri giornalisti. E questo discorso non dovreste accettarlo, ma tanto lo accettate. E questo discorso è un cancro che sta infettando la nostra gioventù. Voi sentite gli adolescenti come parlano del vostro paese, e che è il loro paese, e che sentite come parlano. Provate, non so se voi siete nell'insegnamento, se avete figli, provate a sentire cosa dicono. E invece uno scienziato che cerca di analizzare i dati. Qui vige la famosa equazione di un mio brillantissimo lettore, che è Marco Scanavacca, il quale io avevo più volte espresso in contesti pubblici il mio fastidio verso questo atteggiamento: tutti gli italiani sono corrotti, no? Il discorso da bar tipico, che poi è sempre tranne me. E quindi l'equazione della corruzione è x uguale x meno 1, cioè tutti uguale tutti meno 1, no? X sono 60 milioni di italiani che sono tutti corrotti tranne quello che sta parlando. Questa equazione ovviamente non ha nessuna radice, la radice neanche immaginaria, è semplicemente una boiata, però è la fonte, diciamo, del pensiero magico. Perché purtroppo per tutta una serie di retaggi, qua ci vorrebbe veramente uno studio storico, antropologico, sociologico, a noi piace sentirci dare delle merde da noi stessi. Non so perché, ma vi assicuro che dopo 5-6 anni di dibattito ho capito che questo è il vero problema. Questo è il vero problema, è la vergogna di ciò che noi siamo, che è una forma di sradicamento. Attenzione, qual è il punto? Non è tanto che questo ci renda inefficaci, perché ci rende inefficaci, per esempio nel nostro negoziare con i nostri partner europei, no? Perché dobbiamo avere un padoan che dice, ma noi adesso tagliamo perché così facciamo vedere che siamo bravi e poi ci faranno spendere.
Tanto ti fanno tagliare e tu mandi l'economia in recessione e poi ti chiederanno di tagliare di più, questo ormai va avanti da anni, no? Ma questa subalternità io non la vedo tanto legata a no perché Padoan è una marionetta di Goldman Sachs, il complottismo, no, è proprio, è peggio, queste persone sono schiave innanzitutto di se stesse, della loro autopercezione di appartenere a un popolo inferiore che deve espiare delle colpe, non so quali, insomma. Questa è una cosa molto molto seria, anche perché, ripeto, la cosa più grave non è tanto che ci rende inefficaci come leadership nel trovare uno spazio nello scacchiere europeo, ma che poi ci sarà una reazione, cioè la reazione a questo atteggiamento non può che essere una reazione di tipo nazionalistico, in senso fascista, in senso brutto, e quindi questa cosa va mediata. Ma parliamo di altro. Allora, come sapete, ci dicono che noi non valiamo niente, ne abbiamo parlato fino adesso, e quindi questo giustifica il progetto europeo, perché se noi che non valiamo niente venissimo lasciati soli nel grande mare della globalizzazione sarebbe una catastrofe, e sarebbe una catastrofe perché? Per il motivo che mi espresse una gentile figurante una delle prime volte che andai in televisione da Paragone alla Gabbia, in cui dicevo ma in giro per il mondo ci sono tante nazioni che si autodeterminano, e la sua ma non è più così, perché oggi c'è la Cina, c'era sta Cina, che c'era oggi secondo lei? Allora, trasmissione di Paragone molto interessante strutturalmente, perché è una trasmissione che voleva far finta di essere di rottura, d'accordo? Puntava su dei personaggi strani, e aveva una platea dove erano praticamente tutti di fare per fermare il declino, cioè tutti gianniniani. Cioè Giannino lo ha votato lo 0,001% della popolazione italiana, giustamente, erano tutti nello studio di Paragone che faceva quello no, muanimo il dibattito. E lì ovviamente uno va e si diverte, è bello, è divertente, insomma, amo l'umanità, homo sum, quindi... Però certo, certe volte amare l'umanità è un lavoro pesante. Allora, oggi c'è la Cina. Parliamo di oggi c'è la Cina. Dunque, c'è un signore che si chiama Angus Madison, che morse nel 2010, però la sua opera gli sopravvive. Lui che cosa ha fatto? Ha, con diversi metodi e ricorrendo a diverse fonti, ricostruito le serie del PIL del mondo, delle varie parti del mondo, ovviamente con molti buchi perché non c'erano uffici centrali di statistica. Perché non c'erano? Perché, sapete, in regimi dispotici e tirannici non c'era bisogno di avere un ufficio statistico che mentisse agli elettori, insomma, perché non c'erano elettori, quindi questo, come dire, rendeva la raccolta dei dati, anche perché in regimi in cui o me dai quello che voglio in termini di tasse o te taglio con l'illunga la testa, non c'è altresì bisogno di collezionare statistiche su dati erariali, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei buchi, però lui è riuscito a fare delle ricostruzioni. Allora, qui come funziona? Funziona così, che la Cina, naturalmente, come possiamo immaginarci, è quella rossa. Si parte, questo è l'anno 1, 1000, 1500, 1600, 1700. Attenzione perché la scala temporale tende a comprimersi verso la fine, no? Cioè non è, diciamo, monometrico questo asse, vedete che dopo va per, all'inizio va per millenni, poi va per mezzi millenni, poi va per secoli, poi va per decenni, d'accordo? Poi dopo vi faccio vedere gli ultimi tre secoli equispaziati, così si capisce anche cosa è successo. Allora... apparentemente la Cina c'era anche quando noi eravamo qui a Roma a festeggiare il 700° natale di Roma. Noi siamo quelli azzurri, questo è il momento, la massima espansione dell'impero romano. Quando l'impero romano era la sua massima espansione, era ricco così, la Cina era ricca così, ma l'impero più importante era quello indiano, che era ricco così, ok? Dopodiché che succede? Beh, i major facts sono, a partire dal 1820, l'emergenza di questa zona qua, che è una grande prateria, e infatti sono verde, e infatti sono gli Stati Uniti, che chiaramente sbarigliano un po' le carte, come facilmente vi immaginate. Poi c'è un altro dato rilevante, che è che l'India se ne va diminuendo in modo abbastanza costante, ora ricomincia a espandersi, peraltro c'è l'idea che supererà la Cina fra un po', che ha dei problemi,
La Cina collassa abbastanza rapidamente fra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento. Perché? Perché ci sono state le guerre dell'oppio, l'aggressione imperialistica da parte degli inglesi, eccetera, eccetera, eccetera. Se vi vedete, qui è equispaziato 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000. Questa è la Cina, e qua siamo arrivati al 1800, questo è il tonfo che fa e questo è come riparte. A spanna la Cina è sempre stata un terzo del PIL mondiale e non ci sono particolari motivi per pensare che non tornerà a essere un terzo del PIL mondiale. Dobbiamo farci una ragione, ma naturalmente questo non vuol dire che noi staremo peggio. Perché? Perché il PIL mondiale cresce, cresce il valore delle cose che facciamo, cresce la tecnologia, non significa che abbiamo più beni, significa che abbiamo beni migliori. L'economia mondiale non è una torta fissa, l'idea che il cinese prima non c'era e adesso c'è e te toglie qualcosa è chiaramente un'idea che serve a, come dire, fornire il supporto retroterra ideologico a un progetto imperiale, imperialistico. Facciamo il nostro impero perché loro hanno il loro. Ora, naturalmente, come dico nel mio libro, è molto più facile che si sfasci la Cina piuttosto che non che si unisca l'Europa. Per esempio, sapete bene che il Tibet, vabbè, in alto a sinistra, a nord-ovest, ci stanno i turchi, in Cina, come sapete, che non sono gli uiguri, che non sono, ma anche loro. Non sto dicendo che succede domani, forse non succede neanche, ma è più probabile che succeda quello piuttosto che noi ci uniamo. Su questo mi ci gioco una palla, come nel film di Nanni Moretti. Due no, ma una sì. Va bene? Perché sarebbe anche un male che noi ci unissimo, perché non siamo fatti per... non c'è nessuna logica economica dietro a questo. Allora, vedete che gli Stati Uniti, chi ha scapitato, diciamo così, della relativa crescita di una torta che si sta allargando, della crescita della fetta cinese, ma un pochino gli Stati Uniti, un pochino verso la fine il Giappone e naturalmente UK, Francia e Germania hanno visto scendere la loro quota da ben prima che la Cina ricominciasse a salire. Vedete che l'Europa perde peso a vantaggio degli Stati Uniti molto prima che diciamo la Cina diventi qualcosa di rilevante. Tanto per darvi una cifra che probabilmente non conoscete, anche perché non avete letto, la trovate nei miei libri noiosi, non in quelli divertenti. Nel 1978, insomma, Mao Zedong ha una buona idea, fa qualcosa di buono per il suo paese, muore. E a quel punto inizia la stagione delle riforme. A quell'epoca il PIL della Cina era quanto quello dell'Italia del Nord. E dice, ma come, ma un territorio immenso, milioni di miliardi di abitanti che producevano tanto riso, sì, ho capito, però ai prezzi di mercato quello che producevano valeva quanto quello che produceva ai prezzi di mercato l'Italia del Nord, dove c'erano aziende, si producevano ancora delle automobili, c'era l'Olivetti, si producevano computer, quindi si produceva una cosa ad alto valore aggiunto. Chiaro il concetto? Ecco. Vabbè, e ci siamo. Allora, la Cina c'era. E noi, ecco, questo è l'esempio del pensiero magico, no? Che cosa è? Questo è il grande pennello. Noi viviamo nel teorema del grande pennello. Cioè, vi ricordate, questa è la pubblicità del pennello cinghiale, no? L'imbianchino che blocca il traffico perché porta questo immenso pennello sulle spalle e il vigile che assennatamente gli fa notare che per pitturare una parete grande non ci vuole un pennello grande, ci vuole un grande pennello, che è una cosa diversa. Ma a noi viene detto che noi dobbiamo avere uno Stato grande, non un grande Stato. E questo Stato grande naturalmente è l'impero europeo. C'è una razionalità dietro a questo, ma insomma, la Cina appunto c'è sempre stata e l'argomento del grande pennello alla fine dialetticamente, dal mio punto di vista, è controproducente perché ci impone di interrogarci sulle tendenze. Quando ci interroghiamo sulle tendenze andiamo a scoprire che ieri c'era la Cina, allora ci dobbiamo anche chiedere perché ieri c'era più Cina di oggi, che cosa è successo, no? E perché la tendenza che si osserva è verso il frazionamento della sovranità nazionale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'erano 76 stati sovrani, oggi sono più di 200. Nel 1997 Alesina notava, ora sono tipo 176, e nel frattempo se ne sono aggiunti una trentina. Questa è una tendenza storica, è un dato, questo è il reale. C'è un razionale sotto questo reale? Ci sono state tante cose, c'è stato il frazionamento
di una serie di imperi coloniali, ma non solo quello. Dobbiamo chiederci se è veramente razionale quest'idea che uniti si vince, no? Che è molto cara, peraltro un'idea molto di sinistra, no? Perché devi avere l'unità della sinistra, è un grande totem. Storicamente la sinistra ha vinto divisa, ma anche qui non si può mai... grande e bello, ma non è così necessariamente. Esiste una serie di autori che, a partire da David Hume nella seconda metà del Settecento, arrivando a Jared Diamond pochi anni fa, hanno cercato di capire perché si sia verificato al mondo quello che è quello che Jones, uno storico americano, aveva chiamato il miracolo europeo. La Cina stava parecchio avanti a noi, è stata parecchio avanti a noi per diversi secoli. E se un francese può non saperlo, noi che siamo italiani non possiamo non saperlo. Perché? Perché Marco Polo è nella nostra letteratura e ci hanno fatto pure lo sceneggiato. Per cui anche se siete di tech e non leggete libri senza figure, l'avrete vista la cazzo di televisione. Lo sapete che quando lui è andato lì, noi eravamo indietro e loro erano avanti. Allora perché poi noi ci siamo trovati avanti e loro sono rimasti indietro? Ci sono diverse teorie, appunto. Una teoria che ha... allora, la cosa interessante di queste teorie, attenzione, è che chi sta promuovendo l'impero europeo? L'ortodossia economica, no? Quindi i liberali, i liberisti, appoggiata dall'ortodossia politica tutta, di qualsiasi schieramento. Ci dicevamo ieri che non è perché Prodi voleva l'Europa che Berlusconi non la volesse, la volevano tutti, no? Però da un punto di vista economico, gli autori più affezionati qui in Europa a quel progetto erano i liberali. Ma è esattamente nella tradizione liberale che si trovano gli argomenti dottrinari che fanno capire che il progetto europeo è come la corazzata Potemkin. Esempio Hume. Hume spiega nel 1775, in un intorno di 2 o 3 anni della ricchezza delle nazioni di Adam Smith, si interroga su perché la Grecia sia diventata un faro di civiltà in Europa. Perché lo era stata, ovviamente, al tempo di Hume stava sotto i turchi, però insomma era andata così. Però lo era stata, no? Ancora usiamo la loro categoria. E la sua risposta è molto interessante, perché lui dice: la Grecia ha sviluppato una civiltà così elevata, raffinata, perché anche per motivi legati alla sua orografia era frazionata politicamente, e questa concorrenza fra città-stato, fra giurisdizioni locali, ha determinato in qualche modo uno sviluppo delle istituzioni, della qualità delle istituzioni, che ha portato la Grecia a svilupparsi. Questo è un argomento che troviamo anche in Jones. Jones, quando spiega il miracolo europeo, lo spiega con il fenomeno dell'urbanesimo. Anche Diamond, e quindi, come dire, delle giurisdizioni, del frazionamento, no? Giurisdizione rispetto. Anche Diamond fa una serie di esempi, per esempio, quando racconta... immaginatevi qual è stato poi l'evento che ha fatto... Qual è stato l'evento che ha fatto basculare qui, diciamo, questo grafico? L'evento che ha fatto basculare questo grafico è stata la scoperta di questa prateria, ok? No? Adesso immaginatevi voi Cristoforo Colombo che, come Marco Polo, va a trovare il Gran Khan, o l'imperatore della Cina, perché a tempo di Cristoforo Colombo c'erano stati un pochino di cambi di dinastia, insomma non c'erano più i mongoli, per quel che posso ricordare, forse sbaglio, ma insomma vabbè, non è così rilevante. Di fatto quello era un grande impero che aveva un capo. Ora metti tu che a quell'imperatore cinese stavano simpatici veneziani, ma stavano sulle palle i genovesi. Può darsi, no? Perché insomma, sono anche abbastanza diversi come temperamento. In Cina, se l'imperatore ti diceva di no, era finita. Tu potevi avere un solo no, perché comandava una persona sola. Che ha fatto Cristoforo Colombo prima di avere i soldi da Isabella? Ha chiesto a tante altre persone che gli hanno detto di no, ma c'erano tante giurisdizioni cui rivolgersi, e lui alla fine ha trovato una che l'ha pagato. Altro dettaglio non irrilevante, che sempre risulta nel...
Altra cosa che fa Diamond, vi ricordate il suo libro, come che si intitola? Armi, acciaio e malattie, no? E lui dice giustamente l'urbanesimo, no? C'era quel fenomeno fantastico di controllo della forza lavoro che erano le epidemie. Metti le persone tutte insieme, si ammalano, arriva la peste nera, li stronca il lavoro, non stronca il capitale, a quel punto il salario cresce e si va avanti. Okay? Però questo significa che quando noi poi siamo arrivati di là, abbiamo sterminato gli aztechi con l'influenza, cioè queste cose che a noi già non ci faceva più niente, e via dicendo. Essere divisi, funziona. Poi ci sono altri argomenti di carattere neoclassico, per esempio, qual è la caratteristica fondamentale della globalizzazione? La globalizzazione ha due dimensioni, che sono l'abbattimento dei costi di trasporto e l'abbattimento dei costi dell'informazione. L'abbattimento dei costi di trasporto è rilevante, ci permette di appunto commerciare, è un fatto di integrazione, no? E l'abbattimento dei costi di informazione. Ora, l'abbattimento dei costi dell'informazione è qualcosa che nella teoria dell'impresa, e qua in particolare mi riferisco a Coase, che ha avuto anche un premio Nobel, nessuno ha capito esattamente perché, però è un economista rilevante, gioca un ruolo. Allora, il discorso qual è? Il discorso è: ognuno di noi ha delle proprie capacità specifiche, d'accordo? E però, per esplicarle, noi generalmente ci aggreghiamo in forme organizzate, che sono per esempio le imprese, anziché essere imprenditori di noi stessi. Qual è la razionalità di questa cosa che ci diciamo così, caratterizza il nostro... Ma la razionalità consiste nel fatto che in realtà esiste un costo nell'acquisizione di informazioni, cioè se io fossi bravissimo a fare, non so, violini, vorrei anche mettermi da una parte e farli, ma poi avrei il problema di capire, no? Questo è un esempio molto specifico, forse non è neanche il più appropriato, perché perché poi mi devo trovare chi me lo compra, devo sapere dove è, devo avere una rete di distribuzione, no? Tutte queste cose qua. Quindi, come dire, perché? Perché io non ho l'informazione come nel modello valrassiano. Il modello valrassiano, quello di equilibrio economico generale, dove l'informazione è perfetta, l'imprenditore al limite è uno, è atomistico, potrebbe anche essere imprenditore di se stesso. Tant'è vero che molti modelli neoclassici sono modelli cosiddetti alla Robinson Crusoe, dove c'è un unico agente rappresentativo che fa l'impresa, che è l'impresa. Perché? Cosa rende possibile questo? Il fatto che lui è perfettamente informato e quindi fa la cosa che fa meglio e sa subito in quale altra parte del mondo c'è chi è. Allora, questo però cosa ci fa capire? Che più l'informazione costa e più è indispensabile strutturarsi e quindi dedicare un dipartimento dell'azienda alla gestione dell'acquisizione di informazioni, l'acquisizione dei mercati, acquisizione della rete distributiva, eccetera, eccetera. Meno l'informazione costa e più diventa efficace un processo decisionale più decentrato. In questo senso, quindi, Jean-Jacques Rosat della Sorbona, basandosi su Coase, dice: ma c'è una razionalità dietro questo frazionamento della sovranità nazionale cui assistiamo? Ed è una razionalità che insita nel fatto che il costo dell'informazione grazie alla globalizzazione scende, il decentramento organizzativo diventa una strategia vincente. È un argomento come un altro, mi sembra ancora più interessante l'argomento di Alesina, che è il capo di quelli che vi vogliono togliere la pensione, fondamentalmente, il capo dei neoclassici, per così dire, nel senso che è l'economista più eminente in termini di graduatorie accademiche, di produzione, di quel tipo di corrente di pensiero. È anche quello che è stato, diciamo, severamente criticato da Krugman sul New York Times, per aver espresso quella teoria un pochino strana, secondo la quale se il governo taglia la spesa e quindi tu hai meno servizi pubblici, eccetera, eccetera, tu in realtà spendi di più perché sei contento, perché sai che dopodomani pagherai meno tasse, forse, no? Quindi il famoso moltiplicatore negativo: il governo taglia la spesa, tu magari sei un insegnante, hai meno soldi, però spendi di più perché sai che dopodomani, perché il tuo stipendio è la spesa dello Stato, però spendi di più pur avendo meno soldi perché sai che in futuro pagherai meno tasse. Questa è l'idea.
La dicono così, eh? Non è diversa da così. Allora, vabbè, comunque, adesso vi ho detto che dice queste cose strane, ma uno nella vita può anche dirle ogni tanto delle cose strane, però può anche dire delle cose corrette. Alesina si è interrogato su quale fosse la dimensione ideale di uno Stato in termini economici. E ancora una volta mette imposta questo problema in termini naturalmente neoclassici, quindi come dire, dove il ruolo dell'informazione è importante, e lui vede che c'è un'alternativa fra dimensione del mercato e flessibilità dei processi decisionali. Cosa voglio dire? Voglio dire che se sei un grande Stato hai un grande mercato, d'accordo? Ma diventa un pochino difficile raggiungere il consenso politico intorno a, come dire, i progetti di espansione, la direzione che vuoi intraprendere nell'economia globalizzata. Tanto più difficile se sei uno Stato federale dove si parlano 25 lingue, insomma, non sempre benissimo, d'accordo? E questa difficoltà di intraprendere processi decisionali, diciamo così, delineati nello scacchiere internazionale per quel che riguarda l'Europa è un fatto conclamato, lo vediamo ogni giorno in ambito economico, ma soprattutto in ambito, ecco, insomma, pensate a quello che è successo in Libia. D'altra parte, se sei piccolo sei, come dire, più esposto alle fluttuazioni dell'economia internazionale, dipendi dagli altri, devi importare molto, se c'è una crisi e non comprano, non so, sei l'Islanda, produci licheni e baccalà, se improvvisamente c'è una crisi sul mercato dei licheni, metà della tua economia è azzerata, chiaro il concetto, no? Però puoi prendere delle decisioni, esempio mettere in carcere i banchieri che ti hanno truffato, cosa che gli è stata fatta, salvo poi tirarli fuori grazie al Panama Leaks, ma insomma questi sono altri dettagli che vi risparmio. Quindi, come dire, grande è bello perché c'è un mercato solido dove le tue imprese possono prosperare, anche se nel resto del mondo le cose vanno male, però è brutto perché è difficile decidere insieme cosa fare perché si è troppi per decidere insieme. Piccolo è brutto perché il mercato è molto piccolo e quindi sei, come dire, soggetto a fluttuazione, però è bello perché è abbastanza facile mettersi d'accordo anche con forme di democrazia più diretta, insomma possono avere un senso e si può definire una strategia in modo migliore. La conclusione di Alesina era quindi che il progetto che questo spiegava perché stavamo assistendo al frazionamento della sovranità e perché? Perché con la globalizzazione il commercio diventa libero, quindi in realtà il tuo mercato diventa il mondo, questo dice lui. Ovviamente lui è un libero scambista e tende a valorizzare positivamente il libero, però in questo quadro di valori, no? Io non vi dico che sposo quel quadro di valori, ve lo espongo, che è una cosa diversa, perché poi questo è stato un altro grossissimo problema nel dibattito. Bagnai liberista, perché ti spiego cosa dice Alesina. Sì, ma lo dice lui. Io ti spiego che lui, che adesso difende l'Europa, è uno che l'ha aggredita sulla base del suo sistema di valori, che nel frattempo dice che non è cambiato. Allora, che è cambiato? Questo non possiamo neanche fare ipotesi, perché qualsiasi ipotesi possiamo fare sarebbe ingiuriosa e non c'è caso di, come dire, entrare in polemica con un assente. Però il punto rimane. Nel 1997 Alesina definiva l'Europa un progetto antistorico, perché andava contro quella tendenza verso la segmentazione della sovranità, che aveva la sua razionalità economica nel fatto che con il diffondersi della globalizzazione essere piccoli pagava, perché eri più reattivo agli shock che venivano dall'esterno e al tempo stesso potevi, come dire, commerciare con chiunque nel mondo. Era un periodo in cui si andava verso un multilateralismo degli scambi piuttosto accentuato, si andava verso il WTO, eccetera, eccetera, poteva sembrare così. Allora, questo è lui. Il punto fondamentale è che quello che il ragionamento di Alesina ci fa capire è una cosa molto importante. Perché qual è l'elemento positivo del mettersi insieme per Alesina? È l'avere un grande mercato. L'unione economica è buona perché ti dà un grande mercato, tale per cui se tu sei italiano e gli americani non comprano più la pizza napoletana, molti di voi mi hanno sentito fare questo discorso centinaia di migliaia di volte, non è un problema perché tanto te la compra il tedesco, il danese, il lussemburghese, il rumeno, e quindi, come dire, tu sei isolato dallo shock esterno che viene dal paese terzo perché hai comunque mercato all'interno della tua unione. Questo è il vantaggio.
l'unione monetaria distrugge questo vantaggio, perché quando arriva lo shock esterno obbliga a tagliare i salari e quindi a distruggere la capacità di acquisto sul mercato interno. Quindi l'unione monetaria è logicamente incompatibile con l'unione economica, nel senso che ne distrugge l'unico vantaggio. Rimane lo svantaggio, quello di parlare 25 lingue per obbedire all'unica lingua che quasi nessuno capisce, che è il tedesco. Chiaro? Questo si sposa a un'altra cosa che avevo scritto nel 2011 in una delle letture che avevo consigliato, cioè un'unione monetaria di fatto è utile solo se è dannosa. Che vuol dire questo? È un paradosso, no? Però agli economisti i paradossi piacciono. Se voi vi immaginate dei paesi che tutto sommato evolvono in modo ordinato, hanno produttività simile, avete visto com'era nel grafico la situazione di Italia, Germania e Francia, no? Negli anni 70-80 le produttività viaggiavano in linea, no? Quindi vi immaginate produttività più o meno in linea, inflazione più o meno in linea, dei paesi con i fondamentali macroeconomici compatibili. Non hanno bisogno di dotarsi di una moneta unica. Perché? Perché fra loro non ci saranno forti fluttuazioni del cambio, perché più o meno la loro competitività viaggia in modo parallelo. Allora a quel punto, sì, ci potrà essere un più 2% in un anno, un meno 1, non ha senso dotarsi di una moneta unica, non ottieni un vantaggio. Al contempo però, se i paesi sono scollati nei loro fondamentali, allora a quel punto, come dire, si generano effettivamente, ci possono essere oscillazioni anche violente del tasso di cambio. A quel punto l'unione monetaria diventa utile perché effettivamente il cambio varia molto, ma diventa anche dannosa perché ti impedisce di adattarti rispetto a economie diverse dalla tua. Quindi il paradosso fondamentale dell'unione monetaria è che è una cosa che è utile se e solo se è dannosa. E questo è limpido, ma non si riesce a farlo capire. Vabbè, comunque non parliamo di questo adesso, non solo euro, parliamo di altro. Allora, io vi ho spiegato l'euro come un'arma di deflazione di massa, e in effetti è questo. Però dobbiamo riflettere sul fatto che questa tendenza alla deflazione in effetti è un dato che non è circoscritto alla sola realtà europea, ma io non penso di averlo mai detto. Ma tu dici che se usciamo dall'euro risolviamo tutto? No, non è. Capito? Questi colleghi. Uno si rompe i coglioni dopo un po', sono una persona fragile, mi si rompono. Allora, in Europa l'euro era necessario. Ma certo che era necessario, ma c'è una letteratura di scienze politiche che lo dimostra. Perché? Perché noi avevamo bisogno, perché le nostre elite avevano bisogno dell'euro? Perché l'Europa era, per una serie di dinamiche geopolitiche, il fatto di essere la frontiera della guerra fredda, sviluppato delle istituzioni di welfare molto più, come dire, progredite, e che quindi tutelavano molto di più i diritti dei lavoratori rispetto ai paesi anglosassoni, inclusi quelli europei, per non parlare poi di Australia o Stati Uniti. Lo si vede benissimo, lo si vede anche se voi vi andate a guardare l'indice di protezione del lavoro dell'OCSE, che parte verso la fine degli anni Ottanta, non abbiamo serie storiche lunghe naturalmente perché non gliene fotteva niente di misurarli questi fenomeni, ma comunque si vede che lì, no, i contratti, diciamo, l'Inghilterra era il paese, è tuttora il paese, con il maggior numero di contratti a tempo indeterminato. Certo, però, no, però il datore di lavoro può liberarsi di te con una certa facilità. Allora, l'euro era necessario perché era uno strumento di coercizione politica. Il ricatto politico dell'euro è nei libri di testo. Il libro di testo di Acocella, di politica economica, che utilizzo, ma non perché ho studiato con Acocella e era nel mio dipartimento di Roma, ma perché è un libro che all'estero è stato tradotto in inglese, in cinese, è pubblicato da Cambridge University Press, è il testo di riferimento, dice chiaramente qual è il problema. Il problema è che qui c'era bisogno di ricattare i sindacati, che si sono fatti ricattare, diciamo, vis grata puellis, con grande facilità. No, beh, oggi la Camusso, come vi ho detto, 3 giorni fa si è accorta che se non svaluti la moneta svaluti i salari. Nel frattempo è stato fatto carne di porco di tutti gli iscritti al suo sindacato.
va bene così, d'altra parte se loro se la leggono, loro se la cuccano, ma insomma è spiegato nei libri di testo. Qual è il ricatto? Il ricatto è, sai, purtroppissimo, noi non siamo competitivi, quindi il cambio è fisso, ti devi far tagliare il salario. Questo discorso è stato fatto, insomma, negli anni Ottanta, era nell'agenda della politica. E l'alternativa, se no, è che te ne vai a spasso, oppure che io delocalizzo. Punto. Cioè, era uno strumento di coercizione in più. Questo è il suo ruolo qui. Ma dobbiamo allargare lo sguardo anche al resto del mondo, perché dobbiamo capire che il fenomeno di cui qui l'euro è parte, è un ingranaggio, ma il fenomeno è più complesso, è più grande e ha altre radici, ha altre motivazioni e ha altri, come dire, ingranaggi che sono più importanti. Allora anche qui non è difficilissimo capire cosa sta succedendo. Perché anche qui c'è un punto di frattura estremamente evidente e riconosciuto da tutta la letteratura scientifica, di qualsiasi segno, post-keynesiani ma anche neoclassici. Poi ognuno la spiega a modo suo, ma dove è il problema si vede. Allora, queste sono due linee che indicano la produttività del lavoro, è quella in blu, e il salario reale è quello in rosso. Secondo qualsiasi, diciamo, modello economico del primo anno, no? Voi sapete che perché la favoletta dell'economia neoclassica è bella? Perché in quel meraviglioso mondo delle fiabe dove diciamo così, l'informazione circola perfettamente, c'è la libera concorrenza, eccetera, eccetera, ogni fattore di produzione viene remunerato secondo la propria produttività, che è una cosa fantastica perché così ognuno ha quello che deve avere e non può lamentarsi se ha troppo poco, non c'è la lotta di classe, ci sono solo macchine più o meno efficienti, il discorso si risolve con un'equazione, non c'è bisogno di nessuna vertenza sindacale, d'accordo? Ora, il capitalismo dice di funzionare così. La cosa divertente è che per un po' ha anche funzionato così. Qui siamo negli Stati Uniti, nel manifatturiero, partiamo alla fine nel 1890, se non sbaglio, sì, 1890, e arriviamo al 2007. Vedete che fino alla metà degli anni 70 produttività e salari sono andati avanti di pari passo. Dov'è che l'elettrosalariogramma diventa piatto? A partire dalla fine degli anni 70. E si apre un divario impressionante fra la produttività, che continua a crescere esponenzialmente a un tasso più o meno del 3% l'anno, e i salari, che a partire da qui, se dopo sono qui, cioè allo stesso posto, vuol dire che sono cresciuti dello 0% l'anno. Questo la sapevate anche voi. Ecco, invece sarebbero dovuti crescere, dico proprio esattamente del 3, ma 2,8%, 3,1, no, perché poi dopo il capitalista piange, ma insomma, ci siamo? Questo è un fenomeno molto evidente, ed è un fenomeno che si verifica negli Stati Uniti, forse un filo prima, ma si verifica ovunque nel mondo, e sempre lì, in quel punto. Bene, vi faccio vedere un altro grafico che apparentemente non c'entra nulla, ma forse invece qualcosa c'entra. Questo che cos'è? Questo è è la dinamica del debito, più o meno sullo stesso periodo, qua cominciamo al 1901 e finiamo al 2011. Quello che ci interessa è quello nostro, quello arancione, le economie avanzate. Saremo noi. È la media del rapporto debito-PIL nelle economie, diciamo, quelle in verde sono le emergenti e noi siamo le economie avanzate. Vedete che questo rapporto ha un grosso picco dopo la Seconda Guerra Mondiale, poi scende e verso la fine degli anni 70 ridecolla per arrivare qui a oggi su valori che sono prossimi a quelli post bellici, d'accordo? Anche qui vediamo dei netti punti di svolta. È chiaro che quando si fanno le guerre si accumulano debiti, però siamo riusciti a diminuirne. A partire dal 1975 non c'è stata una particolare guerra guerreggiata, anzi addirittura hanno smesso di combattere in Vietnam, che è stato l'evento bellico, diciamo, più rilevante fra quelli che hanno marcato la nostra gioventù, salvo di quelli che non c'erano, insomma. Ok? E allora perché lì il debito? Beh, perché lì comincia la guerra del capitale contro il lavoro.
Guardate, vi rifaccio vedere insieme, questo è in scala logaritmica, ma vedete quando comincia a crescere il debito? Il debito comincia a crescere quando i salari si appiattiscono e la produttività cresce. Perché succede questo? Non è difficile capirlo. Immaginatevi, il capitalismo non funziona come pensa Oscar Giannino. Cioè non funziona che tu produci e hai risolto. Eh no, non è risolto. Se hai prodotto sei appena all'inizio della soluzione del problema. Perché il problema è risolto quando qualcuno compra. Il profitto lo fai lì, no? È il principio della domanda effettiva, no? Di cui vi parlavo nelle prime slide ricordando Keynes morto 2 giorni fa. D'accordo? Bene. Qui c'è un piccolo problema, che nel meraviglioso mondo delle fiabe neoclassico il lavoratore riceve una remunerazione tale, compatibile con la sua produttività, tale appunto da poter acquistare i beni che ha prodotto. Ma qui vediamo che a partire da un certo punto il lavoratore non riceve più nulla, cioè la produttività cresce, il valore delle cose prodotte, questo suppongo che anche, diciamo così, deflazionandolo, il mio simpatico assistente SpongeBob, voi non so se conoscete SpongeBob? È un'interessante metafora del capitalismo, come cerco di spiegare a mia figlia, ma insomma, però insomma, lasciamo perdere adesso il marxismo di SpongeBob. Questo comunque costa oggi più di quello che costava a suo tempo un telefono di bachelite col disco, non so se, cioè, il valore delle cose aumenta. E allora, se il capitalismo produce delle cose che costano di più, ne produce di più, ti fa sentire una merda se non ce le hai, poi non ti vuole dare i soldi per comprarle, però ti deve permettere di indebitarti, punto. E questo debito si vede molto nettamente, io nel secondo libro, Il tele più farce, l'ho analizzato, c'è una staffetta del debito, per cui negli anni Ottanta, quando il capitalismo scatena la sua offensiva, lo Stato fa da ammortizzatore, il debito lì è debito pubblico. È debito pubblico che soldi che entrano nell'economia attraverso lavori pubblici, ma anche attraverso assunzioni di pubblica, tutta roba che sostiene l'economia. A un certo punto il capitalismo perde ogni freno inibitore e dopo aver attaccato il lavoro attacca anche lo Stato, chiaramente. Il debito non si può più fare e quindi a questo punto diventa debito privato. Infatti, se ci fate caso qui, vedete che nella fase in cui, come dire, la produttività continua a crescere qua, a partire dagli anni 90, il debito pubblico scende. È la meravigliosa fase nella quale l'economia, drogata dal credito, cioè dal debito privato, fa prosperare delle persone, però su cosa? Su una montagna di carta che nessuno garantisce, a differenza del debito pubblico, che è una montagna di carta che però è garantita dallo Stato, il quale è un signore che, avendo il monopolio della violenza, può venire da te e può dirti: dammi i soldi, non è un furto, si chiamano imposte, e avendo il monopolio della moneta è una persona che può stampare dei soldi e darteli, non è essere un falsario, è esercitare il proprio potere di signoraggio monetario. Ci siamo su questo? No. Quindi ecco, allora è chiaro che il debito privato è intrinsecamente più pericoloso del debito pubblico, per il semplice fatto che se tu vuoi saldare il debito privato come lo Stato può saldare il debito pubblico, in 2 casi su 3 sei un criminale. Il terzo caso è che ti fai un mazzo così fino a che non riesci a ripagarlo sto debito, cosa impossibile se il lavoro non c'è. Tenete presente che si entra in una situazione nella quale, come vedete, con elettrosalariogramma piatto, come si fa a tenere basso il salario? Si tiene alta la disoccupazione, quindi è chiaro che il sistema è instabile, no? Perché chiaramente. Allora, questo è un punto di svolta molto importante e questo è il pezzo del problema fondamentale nel quale siamo. È la terza globalizzazione, che è lo schiacciamento dei salari mentre la produttività cresce e quindi l'espansione dei profitti. Ovviamente ci sono diversi modi di... Beh, questo è un punto... Allora, vi faccio vedere una cosa. Un pezzo del perché il debito è sceso così tanto è che fra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la metà degli anni 70, insomma, fine degli anni 70, non ce n'era bisogno di debito, perché produttività e salari andavano pari passo. E quindi, diciamo, anche se c'era uno scollamento nei livelli, ma lo scollamento nei livelli qui è ingannevole, dovrei farvi un corso di statistica economica che vi risparmiate. L'importante è vedere che, diciamo, vanno avanti pari passo e va bene così.
Poi, diciamo, succede questo, di questo già abbiamo parlato. Allora, un pezzo della riduzione del debito, se la si vuole fare efficacemente, è l'equità sociale, cioè il non mettere le persone in condizione di doversi indebitare, cioè è una distribuzione equa del reddito. Questo è il problema. Distribuzione equa del reddito, ovviamente, non la vogliono i poracci, ai quali farebbe comodo, perché sono completamente sottoproletarizzati in Italia attraverso l'idea che sono corrotti. Cioè, finché un italiano applaudirà uno che gli dice sei una merda, è chiaro che non lotterà mai per avere un salario che non sia un salario di merda. Chiaro? Quindi l'offensiva, no, mediatica, che passa attraverso anche la distruzione dell'identità culturale di un popolo, no, serve anche a questo, a impedirti di reagire. E poi naturalmente è abbastanza ovvio che il capitalista di per sé non la vuole. Perché? Perché il capitalista ragiona abbastanza a breve termine. Vi ricordate il famoso discorso sullo stato dell'aspettativa a lungo termine, anche lì di Keynes? Sapete, il capitalista deve risolvere il problema di avere un profitto più alto adesso. Taglio il salario. Tanto il cerino del crollo della domanda lui pensa di poterlo lasciare in mano al capitalista accanto, perché lui è più figo. Chiaro? Però non funziona così. Però non fa niente, ognuno di noi pensa che sarà così, pensa che toccherà un altro, e poi tocca a noi. Vabbè, di questo abbiamo parlato. Allora, cosa sappiamo noi della globalizzazione? Ma noi della globalizzazione adesso, dalle figurine che vi ho fatto vedere, possiamo evincere diverse cosette. Intanto, sappiamo che la disuguaglianza, a partire esattamente da quel periodo, o secondo alcuni, dipende dal paese, dipende dalla misurazione, a partire comunque dalla fine degli anni 80, se non dalla fine degli anni 70, è andata costantemente aumentando. Poi se volete vi faccio vedere gli articoli che cito qua. Questo per esempio è uno studioso che ha fatto un database dei coefficienti di Gini, che misurano la disuguaglianza, in tutti i paesi del mondo, una serie estremamente lunghe e confrontabili. È molto interessante lavorarci se uno si diverte così. Perché è aumentata la disuguaglianza? E qui anche bisogna stare un pochino attenti, perché poi dopo sono le sfumature, no, che fanno, diciamo, la gioia dell'intenditore. Il salario, come già vi ho detto, non è una cosa molto originale. Il reddito da lavoro è il reddito della maggior parte di noi. Pochi di noi campano di rendita, cioè campano di reddito da capitale. Quindi è chiaro che se tu schiacci il reddito della maggior parte, evidentemente aumenti la disuguaglianza. Dopo c'è qualcuno che vi dice, no, ma la disuguaglianza è aumentata perché abbiamo smesso di tassare i ricchi. Che è il demonio, è Piketty. Perché è il demonio? Perché vi vuole fottere, ovviamente, con l'astuzia. Perché se il problema è che noi abbiamo la disuguaglianza perché i ricchi sono diventati troppo ricchi, perché non li tassiamo abbastanza, sembra una figata, no? Sembra una cosa di sinistra, è bellissimo. Io vi dico che il problema è che è aumentata la disuguaglianza perché i poveri sono diventati troppo poveri, perché non distribuiamo abbastanza reddito al lavoro. È una cosa diversa. Le due cose sono ovviamente complementari, ma guardate qual è la soluzione di politica economica. Nel caso di Piketty, la soluzione di politica economica è molto semplice. Voi avete una casa, vi beccate la patrimoniale perché siete ricchi. I ricchi veri, i soldi dove ce l'hanno? A Panama, i coglioni. Negli Stati Uniti, quelli furbi. Perché attenzione che il Panama Leak serve a far capire che negli Stati Uniti queste cose non succedono. Chiaro? Tanto per essere chiari e per unire tutti i puntini, no? Perché poi alla fine un pezzo del problema è anche quello. E quindi stranamente Piketty è un grande amico del progetto europeo, cioè di un progetto che schiaccia i salari, no? Cioè unite tutti i puntini, cioè non mi fate il lettore del manifesto che dice ah che figo, sto leggendo un giornale di sinistra, questo è un economista che ce l'ha coi ricchi, quindi è di sinistra, e poi ti trovi col cetriolo globale dove non vorresti averlo. Perché bisogna essere un pochino attenti. Io faccio una critica argomentata di Piketty nell'Italia può farcela, che peraltro ho mutuato in parte da un mio lettore. Io traggo moltissimi stimoli
e ruba moltissime idee ai miei lettori, che però se lo meritano perché sono sufficientemente perversi da amare questa cosa noiosa che è l'economia, e quindi io li punisco per questo, però insomma va bene così, rimaniamo in ottimi rapporti. La disuguaglianza è aumentata, e è aumentata perché? È aumentata perché questa dinamica dipende in buona parte dall'andamento della dinamica dei salari, cioè dal fatto che chiaramente se il prodotto aumenta ma i salari stanno fermi, la quota dei salari sul prodotto scende. Quindi quella che si chiama labor share, cioè la quota che va al lavoro, o wage share, cioè la quota salari, scende, e scende dappertutto, tranne che in alcuni paesi asiatici, in particolare in Cina. E infatti la Cina, non a caso, è il paese che da solo è riuscito a far dimezzare il tasso di povertà nel mondo negli ultimi 30 anni. Solo per effetto della Cina, perché in Africa subsahariana è aumentato, noi diciamo quel tipo di problema di vivere con più di un dollaro al giorno l'avevamo risolto, ma ora ce lo stiamo ricreando, però insomma ci siamo, no? Ecco. Bene, questo per esempio Joseph Brada e la Giba hanno fatto ultimamente un lavoro che mi è piaciuto, anche avuto l'opportunità di pubblicarlo nella collana di Asimmetrie, dove appunto sostengono che di tutte le possibili spiegazioni, arrivo dalla Cina, la tecnologia brutta, ora sono i neoluddisti, no? Quelli che dobbiamo distruggere le macchine perché ci rubano il lavoro, ok, d'accordo, ma io dico, insomma, anche questo va bene, però non so se voi vi ricordate, noi siamo passati dal tagliare il pane con la clava, che è una cosa un po' complicata, al tagliarlo con le pietre scheggiate, no? Quelli che sono bravi, se vanno in certi posti, riescono anche a distinguere una pietra scheggiata da un uomo, no? Quella è stata una rivoluzione epocale, il coltello di ossidiana, cioè c'erano intere civiltà precolombiane che sul commercio di quest'arma potentissima hanno prosperato. Cioè, allora, dopo l'invenzione della ruota, avrebbe dovuto esserci un solo uomo ricchissimo e tutti poveri, se il problema della distribuzione del reddito fosse la tecnologia. Il problema della distribuzione del reddito è la politica. Questo è il punto, no? Beh, cioè, dobbiamo stare attenti a rivendicare, come dire, la capacità di analizzare criticamente certe cose. Io ho una macchina che ha quattro ruote, non vorrei che avesse quattro, diciamo, losanghe, no? A chi farei del bene in questo modo? Chiaro il concetto? Cioè, a me, la mia schiena no, sicuramente. D'accordo? Vabbè, e questo è un altro punto. Allora, paghiamo di meno e i lavoratori, e questa è la fonte delle due. Poi, alcune spiegazioni legano la dinamica dei salari all'andamento del commercio. Quindi la globalizzazione del commercio è cattiva perché scambiando... Vabbè, altri invece la legano alla globalizzazione finanziaria. E sinceramente, dal mio punto di vista, trovo queste altre spiegazioni molto più convincenti. E questo perché? Perché la globalizzazione del commercio è qualcosa che si è sviluppato progressivamente nel tempo, in modo relativamente uniforme. Il commercio mondiale è cresciuto a un tasso che è più o meno il doppio del tasso di crescita dell'economia mondiale dal 1947, quando ci sono dati del Fondo Monetario, a oggi, con un paio di stasi determinate, l'ultima in particolare della grande crisi. Crollo di Bretton Woods, crisi petrolifera, non gli hanno fatto niente, il commercio è andato avanti. Non c'è nulla nella serie del commercio mondiale o nella storia delle istituzioni che regolano il commercio mondiale che spieghi una simile frattura nella distribuzione del reddito come quella che vi ho fatto vedere. Mentre nella storia della globalizzazione finanziaria sì, perché la fine dell'epoca della repressione finanziaria, cioè della disciplina dei mercati di capitale, cioè quindi di converso l'inizio della globalizzazione finanziaria, è un processo estremamente rapido, estremamente concentrato nel tempo e che accade esattamente fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 e prende due forme. Forma numero uno, l'affermazione del dogma dell'indipendenza della banca centrale dal governo. Forma numero due, la liberalizzazione dei movimenti internazionali di capitali, che sono due strumenti abbastanza potenti di compressione del salario. Sappiamo anche che la disuguaglianza genera crisi e sappiamo anche oggi che le crisi generano disuguaglianza. Questa è stata fonte di altri gravissimi
struggimenti nella mia, ah, perché tu vuoi uscire e quando c'è una svalutazione il salario diminuisce, allora tu sei di destra. Non è così. Quando c'è una crisi, il salario non diminuisce perché la svalutazione fa aumentare i prezzi e allora il povero lavoratore trova il latte che costa il doppio. Non è così. Quando c'è una crisi, il salario diminuisce perché lo vediamo ogni singolo cazzo di giorno adesso. Le crisi sono utilizzate come strumento di coercizione politica, come fate presto, no? Per smantellare i diritti dei lavoratori. Guardate che nel 92, quando c'è stata la crisi, i lavoratori si sono trovati peggio non perché abbiamo svalutato, ma perché abbiamo finito di smantellare la scala mobile e poi a ruota abbiamo introdotto la concertazione e un modello diverso di contrattazione, più un po' di austerità, tanto per non farsi mancare nulla. Quello ha fatto calare i salari, non la svalutazione. E infatti nel mio blog ho riportato i grafici degli episodi di major devaluation in tutto il mondo e si vede che mai e poi mai il salario reale cala, tranne che in Messico. Beh, però in Messico e in America Latina la situazione è un pochino diversa per motivi che, se volete, poi vi spiego se mi fate la domanda. Se non me la fate, vi faccio vedere il disegnino del mondo nel quale siamo, che è un disegnino che funziona così. Finisce la repressione finanziaria e inizia la epoca della globalizzazione finanziaria. Carmen Reinhardt e Belén Sbrancia hanno scritto un articolo molto interessante, non ci sono formule, è un articolo descrittivo dove mettono tante tabelle, dove vi fanno vedere che cosa significa l'inizio della globalizzazione finanziaria, quali misure di liberalizzazione sono state prese da quale paese in quale anno. È tutto molto clusterizzato, concentrato intorno al periodo in cui vediamo che la distribuzione del reddito evolve negativamente a nostro svantaggio. Comincia a calare la quota salari, poi vi spiego alcuni motivi perché questo si verifica. Naturalmente, se la quota salari cala, subentra la necessità di sostenere la domanda col debito. L'argomento che vi portavo prima è che è stato, era chiarissimo, per esempio, ad Augusto Graziani, un collega che ho avuto il piacere di conoscere senza capire quanto fosse grande, e questo purtroppo io non. A quell'epoca avevo altri interessi, ma effettivamente lui aveva visto delle cose negli anni Ottanta che molti ancora non vedono 30 anni dopo, fra cui appunto il fatto che, come dire, l'esplosione del debito, segnatamente di quello pubblico, era qualcosa che era reso necessario dalla, diciamo, una particolare gestione del conflitto distributivo. Sappiamo poi che se si sostiene la domanda col debito, si fanno i debiti e quindi poi ci sono le crisi finanziarie, perché a un certo punto si debiti qualcuno deve pagare, no? Ecco, quindi fra tanti autori, per esempio uno degli ultimi è Peña, ha dimostrato che se c'è disuguaglianza, c'è tutta una letteratura che spiega che la disuguaglianza precede le crisi finanziarie per forza, perché la disuguaglianza ti costringe a indebitarti, ti fa guadagnare poco per cui non puoi ripagare i debiti che hai fatto, grazie che poi c'è una crisi. E poi abbiamo Divan, che nel 2001 ha spiegato come le crisi finanziarie sono uno strumento e un veicolo di ulteriore compressione dei diritti dei lavoratori. Questo vi ho citato, la crisi del 92 con smantellamento della scala mobile che già di fatto era inesistente, più riforma del meccanismo di contrattazione. Potrei citarvi la crisi del 2011 con riforma Fornero e tutte quelle altre minchiate là, potrei citarvi la prossima crisi, potrei citarvi il fatto che questa crisi prosegue, per cui c'è, ci hanno dato il Jobs Act. Se volete vi dico anche la prossima crisi, che cosa vi toglieranno. A ogni crisi vi tolgono qualcosa, e quindi se a ogni crisi vi tolgono qualcosa, chiaramente la quota salari crolla e quindi chiaramente si fa un altro giro, e questa è l'instabilità del modello nel quale siamo. Perché il crollo della quota salari è innescato dalla globalizzazione finanziaria e in particolare dalla liberalizzazione dei movimenti di capitale e dalla indipendenza della banca centrale? Ma allora, intanto, ripeto, la spiegazione che si concentra sulle dinamiche finanziarie della globalizzazione e per spiegare l'andamento della disuguaglianza mi sembra più convincente in termini temporali, cioè il punto di svolta delle quote salari è coincidente con il punto di svolta del regime di liberalizzazione finanziaria. Quindi anche qui la tecnologia, ripeto,
il commercio, abbiamo sempre commerciato, no? Orsù, orsù, quindi non... però abbiamo disciplina, però quando ero giovane io, eppure tu, meno, ma comunque, insomma, mantenendo la distanza come produttività e salari reali durante le cose, lo Stato interveniva italiano finanziando monetariamente investimenti, più del 25% del deficit italiano era finanziato con moneta, nessuno si preoccupava di questo, succedeva anche da altre parti, succede oggi in Inghilterra. Poi abbiamo smesso di farlo e sono cominciati i problemi. La repressione finanziaria, che significa? Significa che la banca centrale dipende dal governo e quindi lo finanzia se c'è bisogno, e significa fondamentalmente che i movimenti internazionali di capitale sono soggetti a controlli, il che può significare che arriva Tizio dalla Francia e ti si vuole comprare un'azienda importante e tu gli puoi dire di no, o arriva Tizio dall'Italia che se ne vuole andare all'estero e portarci una tua azienda importante e tu gli puoi dire di no, o che il risparmiatore italiano, se vuole acquistare carta di un altro paese per finanziare aziende di un altro paese, magari non può farlo, o può farlo sotto certe condizioni. Però non voglio darvi un'idea di autarchia, perché ci sono comunque sempre stati scambi di capitali. Il problema è, come dire, il controllo e la disciplina, che è un concetto intrinsecamente morale, ma stranamente anche gli economisti moralisteggianti in Lodel, appena si parla di muovere i capitali, diventano sfrenati e lussuriosi. Non ho capito perché. La fine della repressione finanziaria, cioè la fine dei controlli dei movimenti di capitale e la fine della possibilità dello Stato di esercitare il proprio monopolio di creazione monetaria, perché se lo Stato non si finanzia con moneta, deve finanziarsi con debito, significa che deve vendere un pezzo di carta ai cosiddetti mercati finanziari. Quindi la fine della repressione finanziaria è l'inizio della dipendenza strutturale degli Stati dai mercati finanziari. Qual è il punto valoriale qui fondamentale? Voi siete corrotti, voi siete delle merde, i politici sono delle merde, i politici sono corrotti, il mercato è morale, affidiamo il finanziamento dello Stato al mercato, lasciamo che lo Stato dipenda dal mercato, perché il mercato sa come allocare il risparmio, il mercato finanzierà i pezzi di Stato buono, gli stati buoni, d'accordo? Quindi la disciplina del mercato. Il mercato poi ha fallito. Scusa, solo una cosa. Ma c'è un preciso articolo della Costituzione che dice che lo Stato ha il compito di disciplinare, controllare, utilizzare la funzione del credito. Quindi chi ha fatto questo accordo lo ha fatto contro la Costituzione. Sì, ma lo ha anche detto. Allora, per quel che riguarda il pezzo divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia, cioè la Banca d'Italia che si rifiuta di finanziare il Tesoro, chi propose quell'accordo, in particolare Beniamino Andreatta, lo rivendicò parlando di una congiura. Certo. Allora lì il discorso va ovviamente calato nelle circostanze del tempo, in quello che loro potevano pensare di star facendo, in quello che hanno detto e come hanno detto che lo hanno fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Di fatto, oggi, noi, se non ricominciamo a entrare in un ordine di idee in cui finanziamo la crescita con emissione monetaria, non ripartiamo, per il semplice motivo che avete visto che siamo in cima alla montagna del debito. Vi ricordate la linea arancione che è dove era dopo la Seconda Guerra Mondiale, no? Quindi, insomma, voglio dire, mi sembra abbastanza evidente che abbiamo raggiunto un punto di massimo storico. E per scendere abbiamo avuto un periodo di tassi di interesse reali negativi, con inflazione, con finanziamento monetario, e solo questo ti permette di pagare il debito in modo non traumatico. Però ancora questo non è stato capito. Ci sono diversi canali di trasmissione che spiegano perché la liberalizzazione finanziaria aumenta la disuguaglianza, ma intanto ci sono alcuni che sono un po' specialistici,
forse anche un po' futili. C'è chi parla delle asimmetrie nella condivisione del rischio finanziario, no? Se tu sei un risparmiatore, ti si aprono i mercati, puoi mettere i soldi da qualsiasi parte, però se sei più ricco sei anche, come dire, meglio attrezzato e sai come non correre rischi, mentre il poraccio se compra il bond argentino e rimane inchiappettato, per dirlo in termini tecnici, e questo vi spiega come la globalizzazione finanziaria fa fare al poraccio la fine del poraccio. Peraltro il caso delle obbligazioni subordinate, spero che nessuno di voi ci sia incappato, però altresì, insomma, è più facile anche essere truffati. Un altro argomento è quello che aumenta la probabilità di crisi finanziarie, e questo è abbastanza evidente, c'è una letteratura consolidatissima su modelli centro-periferia, in cui un centro, un capitalismo forte, finanzia una periferia, un paese periferico. Per farlo generalmente chiede che ci sia un aggancio del cambio, perché ovviamente vuole evitare che la periferia gli dia il pacco svalutando, questo è un altro pezzo della storia, e naturalmente questo è possibile perché si sono liberalizzati i movimenti internazionali di capitali, altrimenti una banca tedesca non potrebbe prestare, non so, al Messico, o una banca americana non potrebbe prestare all'Argentina, una banca francese non potrebbe prestare alla Grecia. Il presupposto perché ci sia una crisi di debito internazionale è che ci sia un movimento internazionale dei soldi. Insomma, non è molto geniale, però insomma, i miei colleghi documentano queste cose in modo più approfondito e in modo più cogente. Poi c'è il problema degli investimenti diretti esteri, cioè della delocalizzazione o della localizzazione nel proprio territorio di imprese che trasportano la tecnologia. Ora, questo è un dato di per sé non negativo. Per esempio, la Cina ha tratto un enorme beneficio dagli investimenti diretti degli altri paesi, cioè dal fatto che sono andati tutti lì a sfruttare il basso costo della manodopera, ma la Cina gestiva questa cosa, per cui, come dire, integrava nelle catene di produzione il valore delle proprie aziende, c'erano le trasferte con maggiore o minore successo. Però il punto fondamentale è che affinché una macchina produca occorre che ci sia qualcuno capace di farla funzionare, quindi quella cosa che qui chiamo suavemente la complementarità fra capitale e lavoro specializzato significa sostanzialmente che se tu porti una macchina dall'Italia alla Cina, poi in Cina ci deve essere qualcuno capace di farla funzionare, e questo, come dire, paradossalmente fa aumentare la disuguaglianza sia in Italia che in Cina, perché, come dire, in Cina i lavoratori sono sottospecializzati e quindi, come dire, si aumenta il reddito dei pochi che sono specializzati, si crea un divario. E un fenomeno uguale e contrario succede in Italia, quindi questo è anche stato... Ma l'argomento secondo me più convincente è questo, che poi è stato studiato per esempio da Harrison, da tanti, cioè che con la delocalizzazione fondamentalmente diminuisce il potere contrattuale dei lavoratori. Voi vedete che sta succedendo? Allora, Electrolux, taglio i salari del 30%, no, e allora io me ne vado in Polonia, che è un paese europeo che però svaluta la sua moneta e quindi fa concorrenza sleale e fa anche dumping fiscale, perché, insomma, questo lo so perché poi ovviamente ci sono 5 imprenditori in Italia che hanno capito quello che sta succedendo e ci parlo e mi spiegano tutta una serie di cosette interessanti. E quindi questi sono i canali attraverso i quali la globalizzazione finanziaria crea un altro pezzo che non è sufficientemente investigato in letteratura, se ne stanno occupando più giuristi degli economisti, è che con la indipendenza della banca centrale viene a cadere il presupposto e anche la possibilità di effettuare politiche keynesiane di sostegno dell'occupazione. Perché guardate cosa succede adesso, prescindiamo dal discorso che la moneta unica creerebbe altri problemi, ma il punto fondamentale è che Renzi dovrebbe tappare le buche delle strade. Ah, ieri tornando ho preso un tassista fantastico, chi ha letto il mio libro può capire quanto ho goduto, perché dice: io mi sono caricato, qualcuno ha letto l'Italia può farcela? Sì. Qualcuno si ricorda come inizia? No? Tutto. Allora, mi carico questo, allora, questo mi si carica, fa no, io perché l'altro giorno dico, ma dai, fammi il sondaggio che faccio, lei chi vota? Se mi dice chi vota lei, poi perché Giorgia, quella, Raggi, e poi un giorno mi sono, no, ma perché la politica mi ha deluso,
l'altro giorno mi sono caricato Veltroni, abbiamo attraversato, non mi ricordo più quale parte di Roma, e c'erano tante buche. Veltroni, per chi non se lo ricordasse, è stato sindaco. Allora quello mi fa, oh, ma qua c'è pieno di buche. E dice, che non lo sai di che sei stato sindaco? Voi siete bagnati tutto, pure San Pietrini. E ho goduto, ho detto, cazzo, vedete che bella, cioè l'arte precede la realtà, ecco, cioè questa cosa, il dialogo che avevo scritto mi si è realizzato davanti agli occhi. Come non potete capire la gioia di un artista di vedere questa cosa, vabbè. Però attenzione, torniamo per un momento seri e tristi. Di fatto, la indipendenza della Banca Centrale impedisce, perché in questo momento, essendosi che si sono magnati pure i sanpietrini, per, diciamo, mettere dei sanpietrini al posto di quelli che si sono mangiati, non so cosa è successo dopo, non voglio saperlo, bisognerebbe fare della spesa pubblica, che può essere finanziata in tre modi: tasse, se c'è un volontario ovviamente è ben accetto, va da Renzi, altro debito, siamo in cima alla montagna, oppure moneta. Ma moneta non si può. Perché? Perché la Madonnina di Bruxelles piange. Capite bene che questo ci mette in una situazione di impasse. Che cosa bisognerebbe dire? Bisognerebbe pensare che la Banca Centrale finanzia lei. Naturalmente, se lo fa Draghi, come spiegavo ieri a TGCom 24, poi se siete seguaci, forse avete già visto il filmato, se non siete seguaci vi consiglio di andarlo a cercare. Se noi diamo anche a Draghi il diritto di decidere quale Stato può costruire quale strada per quale motivo, lo incoroniamo imperatore d'Europa. A questo punto però gli troviamo una brava moglie con un DNA di una certa qualità, lo rendiamo, diciamo, successione dinastica, perché a questo punto preferisco, perché non voglio essere preso per il culo, e poi suo figlio sarà il prossimo imperatore d'Europa, fino a che non arriverà dalla Russia un imperatore che lo sconfigge. Chiaro il concetto? La banca centrale dovrebbe essere nazionale, perché avere una banca centrale europea che finanzia gli investimenti nazionali con moneta crea due problemi, dei quali uno è quello politico, che vi ho appena illustrato, è abbastanza facile da intuire, perché ovviamente poi dovremmo rientrare nella favoletta in cui la Germania o Goldman Sachs vogliono bene all'Italia e al Portogallo e le aiutano a svilupparsi. Non credo che sia così, no? E poi c'è un problema più tecnico, che è quello legato al fatto che, comunque avendo la stessa moneta, se il Sud ripartisse ricomincerebbe a comprare beni del Nord, dovrebbe in realtà adattare il valore di una propria moneta nazionale facendolo diminuire affinché i beni del Nord diventassero più cari, così il maggiore reddito si rivolgerebbe a beni nazionali e si innescherebbe un percorso di crescita più efficace. Ma naturalmente di tutto questo non si parla, perché non se ne può parlare. Allora, io, come dire, vi ho messo la nostra situazione in prospettiva, e la prospettiva è questa, e la prospettiva ha due caratteristiche che la rendono inquietante. La prima caratteristica è che è una prospettiva estremamente instabile, non è che si colgano particolari segni di resipiscenza nel capitalismo. Sentiamo dire cose strane, forse vere, forse... Esempio, pare che negli Stati Uniti si siano accorti che c'è un problema di salari. Quando ero in Francia, sentivo dire che addirittura in California pensano di alzare il salario minimo di, non so, $5 l'ora nei prossimi X anni, no? Cioè il problema della distribuzione cominciano a porselo da qualche parte, e a porselo dalla parte giusta, che è quella del lavoratore. Poi il capitalista, col capitalista, quando il lavoratore ha salario, quando il lavoratore è occupato, poi con il capitalista i conti ce li fa lui. Non è che arriva Piketty, capito, Robin Hood dalla Sorbona, che risolve il problema tassando me che sono ricco, perché certo sono più ricco di un povero, ma sono meno ricco di un ricco. Lo scopo del progetto europeo è distruggere la borghesia, distruggere la classe media. Perché?
Perché la borghesia è pericolosa, è fatta di persone che non sono sufficientemente povere da non avere tempo di pensare e non sono sufficientemente ricche da non avere bisogno di pensare. Noi siamo quelli che mandano avanti la storia e non la mandano sempre nella direzione nella quale il leader di turno vuole che vada, e quindi noi dobbiamo morire. E Piketty è un pezzo di questo progetto, ma molto evidentemente. Io sono stupito che in tutto questo cazzo di emisfero solo io e un mio lettore l'abbiamo capito, e non siamo due geni. Voi provate a bestemmiare Piketty a un uomo di sinistra che si ritiene tale, e succederà l'ira di Dio. Vi dirà: no, perché tu prendete il compagno Ferrero, il politico più fallito della storia della politica europea mondiale. Cazzo, guarda, cioè io penso che neanche... Di che parla? Di debito pubblico e di patrimoniale, in una crisi di debito privato, dove il problema è che lui non ha difeso i salari, perché lui era al governo quando si facevano tutte le varie porcate delle varie leggi per precarizzare il lavoro, no? Magari Andriotta andava anche in piazza contro il governo se c'era il sole, però lui era lì. Ecco, allora io... viviamo questi tempi. Allora, la pericolosità delle dinamiche che viviamo è che sono fortemente instabili, non dipendono da noi, e come avrete visto l'ultima volta che ci siamo trovati in condizioni di questo tipo abbiamo gestito la cosa con eventi parecchio traumatici. Quello che ci ha salvato nelle Trente Glorieuse tecnicamente che cosa è stato? È stato una distribuzione più equa del reddito, e è stato una banca centrale al servizio dell'economia, no? Ma per avere quelle due cose abbiamo avuto bisogno di avere i carri armati sovietici a pochi chilometri da Gorizia. E sarà possibile evolvere verso un nuovo patto sociale senza un trauma di questo tipo? Secondo me no. Una cosa, un'intuizione giusta di Piketty, secondo me, in termini storici, è che le Trente Glorieuse sono state un momento patologico del capitalismo. Cioè il capitalismo è intrinsecamente autodistruttivo. Poi, ripeto, non è che distrugge se stesso, distrugge la sua materia prima, questo è chiaro, perché insomma, ecco, solo l'altro sistema è riuscito a distruggere se stesso. Cerco di capire con Marco Rizzo perché, però poi finisce che se beviamo un bicchiere... insomma la cosa va, perché poi a me dispiace, insomma, meglio restare amici, insomma. Va bene? Allora, questo era quello che volevo farvi vedere. Sintesi, i dati parlano. Sono gratis e nel mio blog se ne parla, quindi al di là di... avete un'opportunità di consapevolezza. Per il resto, buonanotte e buona fortuna.